Che bontà! Ciao a tutti e benvenuti in questa nostra nuovissima diretta. Eccomi, sono qui. Ok, perfetto. Intanto, eccomi qua, buon pomeriggio. Buon aspettiamo pomeriggio. Che si colleghino un po' di persone. Sì. Sto mangiando la pancetta, un po' ecco. Di pancetta. Un po' di pancetta, ma sì. Perché io amo la pancetta. Ma perché io sto litigando col mini pinner. Ma ce la posso fare. Perché abbiamo messo il mini pinner. Il mini pinner. Ecco, vicino. Anche oggi allora. È caldo, io credevo che ieri venisse a piovere, invece non ha piovuto, cioè c'era tipo nuvoloni, invece niente, proprio non sono fortunata. Aspettiamo che si colleghi giusto per rinfrescarsi, non è che poi... Vabbè, intanto diciamo come stiamo? Come allora, stiamo bene, io sto litigando col grembiule. Buona sta pancetta, io ne mangio. Oggi faremo faremo una ricetta fresca. E poi una ricetta fatta in casa, perché faremo degli gnocchi rigati. Noi faremo degli gnocchi rigati con pesto di rucola e rucola e pancetta. Sì. Perché è un piatto fresco e poi speriamo vi piaccia quella rucola, perché ha quel retrogusto un po' amarognolo. Però ci sta bene. Poi io ho preparato, ho preparato qui l'impasto. Aspetta. Che questo non... vabbè. Ecco qua, ci okay, siamo. No, è che era tutto arrotolato. Sì, ma... Ok, io intanto dico gli ingredienti per fare il pesto di rucola, ok? Perfetto. Per fare il pesto di rucola avremo bisogno di 100 grammi di rucola fresca, pulita. Vai. Sì, deve andare a prendere. Poi? Eccola qua. Pronto. 50 grammi di noci pulite. 100 g di parmigiano grattugiato, questo qui, le noci, eccole, poi uno spicchio di aglio, ma possiamo metterne anche di meno, Sofia, ti ricordi l'altra volta ne abbiamo messo poco? Di aglio, ecco sì. Sì, perché a chi è che non piace può anche poi metterlo. Diciamo. Olio extravergine d'oliva e sale quanto basta. Olio, sale, e il sale che mamma ora andrà a prendere, eccolo qua. Prendiamo intanto lo Cotex perché non si sa mai, c'è sì. Un foglio di carta. Cioè, siamo pronti? Invece per la pasta, Sofia, che cosa abbiamo fatto? Eccola qui che è pronta. Anche lei è un po' corretta, un po' moscetta perché è caldo. Allora, io ho impastato semola di grano duro con un pizzico di sale e acqua quanto basta. Fate a occhio. Ciao Isabella, ciao Alessia, ciao... Tatiana, ciao Francesca, ciao da Torino, ci salutate anche a noi. Ciao, certo, ciao Francesca. Ciao Francesca, perfetto. Buon pomeriggio. Intanto, per fare la pasta fresca, avremo bisogno di 200 g di farina rimacinata di grano duro e acqua quanto basta. Il mio telefono che suona. Ok, il bello della diretta. Vi chiamiamo più tardi. Allora, per fare la pasta fresca, lo ripeto, cioè per fare gli gnocchi, scusate, avremo bisogno di 200 g di farina rimacinata di grano duro e acqua quanto basta e un po' di sale. E perfetto. La cosa importante è lasciare riposare almeno mezz'ora perfetto. Basta. Andiamo a lavorare questa pasta? Sì, io faccio prima il pesto di rucola. Intanto facciamo il pesto di rucola, ok? Io intanto vado a salutare Daniela, ciao. Tu leggi i nostri amici perché dobbiamo leggere. Ecco, nonna Anita, ciao nonna Anita. Ciao nonna Anita. Bene. Ma la sorella l'hai tolta? Non l'ho tolta la sorella. Ecco. Ok, ciao Maria, grazie. Ines, buon pomeriggio care. Poi abbiamo Giussi. Tina, ti conviene lasciare il posto a Sofia? Tiene bene, ma... Sì, hai ragione. Quindi allora, noi intanto per fare il pesto di rucola abbiamo messo un po' di rucola. Una manciata, un pugno. Sì, ho dato il quantitativo di 100 grammi, però... Poi, noci. Poi abbiamo Anna Maria, un saluto da Belletri. Qui fa caldo, da voi anche qui. Margherita, buon pomeriggio, tesorini, bellissima zaffettina, ciao. Buon pomeriggio. Carmela, Maria, ciao. Angela, ragazze, stasera faccio le pizze. Bravissima, bene, Angela. Buone. Quindi, rucola, poi sale, parmigiano e parmigiano grattugiato e noci. Poi io metto un goccino di olio, Sofia, e inizio e a frullare. L'aglio, bene. E uno spicchio d'aglio. Poi dopo mi regolo. Isabella, io ho fatto una pasta fresca con pesto di rucola, scaglie di parmigiano e bresaola. Brava, bella bellissima. Fresca. Ora sono curiosa di questi gnocchi. Bene, allora sì. Seguo questa diretta per vedere appunto. Allora io ne metto poco di aglio. Tac.
Paola, ciao! Giussi, ciao! Io vado, eh? Pronti, cuochi, via! Un altro po' di olio, grazie. Vai. Che profumo, già, no, così non si fa, Carmela, un saluto dalla Campania! Ciao, ciao! Carmela! Benvenuti! Benvenuti! Ma naturalmente noi dobbiamo prendere un cucchiaio per assaggiare un cucchiaino. Ma va? Ma non vogliamo assaggiare? Ma sembra strano. Ne prendo un altro perché non si fa mai. Sai, io assaggio tanto. Posso dire? Ciao Giacomo, Marisa, ciao, buonissimo, io lo faccio spesso. Buono. Bene. Sì, Annalisa, ciao. Possiamo spaziare con i pesti. Tipo, Sofia ama molto un pesto con radicchio e noci. E com'era l'aglio, buonissimo. Buono, quello buonissimo. Ciao Alessandro, ciao Tatiana. Qui a Gallese si muore dal caldo, wow. Rita, ciao, buon pomeriggio, siete bravissime. È una giornata proprio da andare al mare, ma qui in Umbria non abbiamo il mare, quindi vabbè. Noi ci possiamo andare. Ci possiamo sempre andare. Sì. Opla! Eccolo! Lo dobbiamo fare anche col basilico, proprio il classico pesto alla libre. No, adesso no, però abbiamo il basilico. E si può fare con la menta? Con la menta. Però la Deborah, menta più dolci. Ciao Annalisa, ciao Deborah. Ciao Maurizio, ciao ciao simpatia. È sempre un piacere vedervi. Pesto di rucola ottimo, Emanuela, vi siete sempre. Grazie. Sento anche l'aglio, Emanuela, ciao, oggi mi sono giocato. Ciao nonna, ciao Angela, ciao Carmela, ciao Giuseppina. Tanto che non mi guardo, vabbè. Poi oggi che comunque io si va al lavoro, ha ricominciato un po' tutto, ma la diretta rimane sempre salvata su Facebook. E anche su YouTube, Tina Pigna, mi raccomando. Cioè, sto coso che è tutto torcigliato, non so se si vede, ma è tutto torcigliato. Non l'ho messo bene, pazienza. Io però mi sono scordata appunto di mettere il gemiole perché oggi eravamo 2 minuti di ritardo perché mamma ha fatto giusto un pisolino. Oggi mi sono addormentata, vabbè, adesso l'hai detto. Col caldo mi sono appisolata sul divano. Però vabbè, dai, io che la seguivo, anche io mi sono messa a dormire. Stavo anche sognando, cioè era un sonno profondo, ma bravo, mi piaceva, però poi sono staccata. Ma sai, anch'io, te lo devo dire, anch'io mi sono dormita, proprio non c'ho vergogna di dirlo. Sono un essere umano anch'io. Ciao Aurora, ciao Samantha, qui si muore del caldo, Aurora, ciao Sofia, ma quanto siete belle, siete fantastiche, grazie. Tina e Sofia, ciao. Ecco il nostro pesto. Samir, buonissimo. Ciao. Hello da Sydney, Australia. Mariella, ciao ragazzi, un saluto affettuoso da Mariella, da Milano. Ciao. Benvenuti. Giuseppina, cosa stai preparando? Allora, vai Sofia, dimmi. Mi stiamo preparando gnocchi rigati con pesto di rucola e pancetta. Lo so, oggi è un po' lungo questo. Allora, guarda, la pancetta io ho quella dolce, però voi potete scegliere anche quella affumicata, come vi piace. Io però, già che è un po' amarognola la rucola, ho messo troppo aglio. Puzzeremo, ma non fa niente. Fa bene l'aglio al cuore. Allora, questo la pancetta la andiamo a mettere sul fuoco perché Sofia dovrà leggermente abbrustolire. Perché io non metto l'olio perché rilascerà il suo grasso nella padella. Quindi non lo metti l'uovo? L'olio. E non lo metti? L'uovo non serve. L'olio non lo metti? L'olio, no, non lo metti nella pancetta. Avevo capito l'uovo. Ciao Manuela. Allora, il pesto è pronto, lo teniamo da parte. La pancetta deve sfrigolare e sta lavorando da sé. Ora andiamo a fare i gnocchi. Perfetto. Gli gnocchi, io utilizzo... Allora, io ho scelto gnocchi rigati perché, Sofia, raccolgono meglio il sugo. Una volta ho detto quindi raccolgo. Noi abbiamo questo qua per fare i garganelli, ti ricordi, Sofia? Io una volta, molto mamma, brava a fare ho detto... Garganelli. Io una volta ho detto... Sì. A me piace la pasta rigata perché raccoglie meglio il rugo. Ma che cos'è il rugo? È il sugo, Allora, prendiamone un pezzettino, poi adesso mi aiuti, Facciamo metà, però attenzione che questa, devo dire che è soffice come un batuffolo, ma si attacca. Perché è caldo, amore. Allora, guardate, quella che non utilizzate, ve lo dico per esperienza. Mettetela, così si dice a campana, la coprite, così non si secca. Io poi lì ho il ventilatore, quindi dopo si secca. Poi prendiamo un'altra metà, vai. Ma non deve essere per forza metà, amore, guarda. Vabbè, io faccio così. Dobbiamo fare... Sempre metà. Cioè, faccio sempre metà.
Io mi trovo meglio così, guarda, facciamo dei rotolini e poi andiamo a tagliare dei piccoli pezzettini. Serve un po' di farina però, mi sa, certo? Perché attacca giusto un po'. Mi sta andando bene, guarda, poco poco, perché adesso c'è il ventilatore, quindi la farina entra tutta. Caro amico, ti scrivo. Allora, i pezzettini poi li andiamo, allora, io infarino un po', e poi faccio così, una leggera pressione, e poi vado. E poi vado così, però vedete che un po' si attacca, e facciamo lo gnocchetto rigato, lo gnocchetto, no? Si dice lo gnocco? Sì, lo gnocco. Gnocco, eh? Sì, perché il gnocco fritto... Si dice in Emilia Romagna, perché ce n'è uno di gnocco fritto, allora si utilizza l'attivo. Antonella, Giuseppina, ciao Salvatrice, Antonella, ciao cuoricine, oggi riesco a vedere me, perché ieri no? Oh, ha avuto dei problemi. Mannaggia sto qua. Oh, ha avuto dei problemi, allora siamo felici che tu riesca a vederci. Dov'è lo gnocco? Io l'ho fatto uno, ecco. Ma quando l'hai fatti grandissimi? Allora, gli gnocchi di Sofia sono giganti. Ho perso il mio è piccino picciò. Io volevo imitare i Malloreddus sardi, ma non ne sono capace. Chiedo mamma, scusa, ti prego. Amici. Però piano piano ci riuscirò a farli. I sardi sono, ci riescono. Buonissimi Malloreddus, li conoscete? Cioè, mamma, tu taglia. Sì. Allora, questa qui sta sfrigolando. Perché poi, volevo dire ai nostri amici, Sofia, piano. Intanto me lo tagli. Sì. Che questo piatto voi lo potete fare prima e poi tenerlo in frigo. E scusami tanto, Giuliana, puoi usare la farina 00? Ma certo, puoi usare la farina. Io faccio con il dito, posso usare la farina 00? Il dito. Ah, sì, anche io, guarda, io a volte faccio così, i cavati campani che facciamo noi nel Beneventano. Aspetta. Faccio così. Ehi, così. Certo, i cavatelli, poi c'hanno anche un altro nome. Ecco, Sofia. Cavatelli e adesso non mi ricordo, però c'hanno anche un altro nome. Sentite come sfrigola? Sfrigola, sfrigola, eccola qua. Oh, che stai Sofia. Qua? Ah, ok. Poi facciamone un altro, inferniamo un po'. Tu tagli, io li faccio. Ok, però voglio un po' più grandi. Più grandi. Più grandi? Vabbè. Così devono essere. Tanto vale, facevamo dei fusilli, dei carganelli. Io li volevo... questo è più grande di tutti, Sofì. Sì. Cioè, guardate che differenza, amici. Cioè, vabbè. Dai, tagli, vabbè. Dai, su, tieni, tieni. Dai, piano, piano, con calma, adagio. Ciao Pina, ciao Sabina, ciao Giuliana, Paola. Poi abbiamo Paola, metti la farina sullo stampino di legno, così sì, non si attacca. Brava, grazie per il consiglio. Ah, aspetta, più giù però, perché sennò... Ok, vai! Grazie, Paola! Ciao Pina, ciao Sabina, cosa stai preparando oggi di fare? Allora, gnocchi rigati con pesto di rucola... Ah, come scotta! Pesto di rucola e pancetta! Che mi è saltato anche un po' di là, va bene. Mamma, non sei tu se non sporchi, eh? Vabbè. Era lì la pasta, vabbè. Me la sono dimenticata. Mettiamo qui sotto così non mi sembra. Che non fa niente. Vai, tu me la devi tagliare, ho dato questo. Antonella, sì, Sofia, non mi trovo col live perché lavoro, però il video... Ah, ok, scusa. Ci puoi vedere con calma, tranquilla. Giuseppina, dove hai comprato la tavola per gli gnocchi? Allora, questa qui l'ho comprata quando siamo andati in Puglia. Sono andata a visitare Padre Pio. E quindi ho acquistato questa qui e poi anche c'erano tutti oggetti in legno fatti a mano, carinissimi, e quindi è un ricordo che ho di tanti anni fa. Spegni il ventilatore. Perché? La farina fa tutto poi. Lo so, guarda, mettile poco a poco, non fa niente. Io c'ho caldo, non posso stare col ventilatore spento, sennò muoio. Allora, Maria cosa ci dice? Ciao, bellissime, aspetta che non ci vedo. Allora... Sofia, mi aiuti? E brave. Allora, un abbraccio dalla Sardegna, benvenuta. Io preparo sempre i ravioli, gli gnocchetti normali. Vivo in Germania da più di 50 anni, ma in questo periodo siamo qui a causa della pandemia, bloccati. Mi dispiace tantissimo. Allora, purtroppo. Certo, immagino. Dai, speriamo presto che tu riesca a riabbracciare tutta la famiglia. Così almeno un abbraccio anche a te. E ti facciamo i nostri migliori auguri, dai, passerà tutto, speriamo. E quindi ecco, speriamo passi in fretta questo disastro. Antonella, ciao, poi abbiamo Silvia,
Teresa, ciao, brava Sofì, grazie. Allora, questi mi sa che sono troppo grandi. Grandi. No, sono troppo grandi. Ma guarda, così è un bello gnoccone, c'è un occhio, mamma. Vabbè. Tu mani all'oggetto, mamma. Ti sei messa il fiocchetto in testa oggi, Sofia? Allora, un bacio, Silvia, Teresa, brava Sofia, okay. Paola, non è metti, Sofia, se li fai più piccolini sono più carini, vedi Carmela ce l'ha, la pensa come me. Tu, vai, lei vuole fare quelli grandi, guarda qui, sognocone quanto è grande. Ciao Mary, ciao Maria. Mua. Stavo dicendo, Sofia. Puoi tagliarmi un po'? Sì. Allora, noi possiamo cuocere questi gnocchi. Ciao giusto? Anna, Sofia fa presto, presto, senza fare il bastoncino. Niente, è proprio veloce, veloce, proprio. Cotto e mangiato. Allora, stavo dicendo, per l'ennesima volta, vediamo se ci riesco, Sofia. Allora, mamma, sai che oggi è una bella giornata? Non mi interrompere. Vai, allora, vai. Scherzo, dai, scherziamo. A noi ci piace scherzare. Sì, sì, dillo ora. Allora, Dillo. Ormai sono mi hai fatto incuriosire. Questi gnocchi li cuociamo, li condiamo col pesto e la pancetta, facciamo raffreddare e poi li teniamo in frigo. Quindi è un piatto freddo. Lo possiamo fare lì per servirlo ai nostri commensali oppure tenerlo in frigo come la pasta fredda. Quindi ecco, questo era un consiglio che mi sentivo di darvi. O lo possiamo portare via se andiamo a fare una scampagnata, se andiamo al mare. Il nostro cagnolino. Signora sopra è sempre presente. Sì, sì, sì. Sì, ciao Fufi. Non è Fufi. Cioè, non si chiama Fufi, però io lo chiamo Fufi. Cioè, io lo chiamo Fufi. Non so perché, ma lo chiamo Fufi. Perché mi piace. Piace Fufi. Va bene. Ciao Rosa, sono troppo grandi. Se li fai più piccoli, sono più carini. Lo so, ma mi piacciono grandi. Guarda. Quindi nel piatto ne avrà di meno. Aspetta, questo voglio fare meglio. Salutiamo. Oh, guarda, vedi? Ora è meglio un bruco. Ciao, piccolo bruco. Un bruchetto, mi piace. Un bruco di pasta. Un bruchetto di possiamo pasta. Chiamarli bruchi di pasta. Oh, per i nostri amici bambini possiamo fare i bruchetti di pasta. Quello però è eccessivamente grande. Aspetta, posso provare? Che devi fare? Ecco, adesso ne fa una delle sue. Aspetta. Non è pongo, non è plastilina. Eccolo qua, oh, il bruco di pasta. Me lo lasci, ti prego. Allora, questo qui potrebbe essere uno gnocco al forno con la scamuzza. Oh, questo. Bello, pieno. Dai. Allora, facciamo quelli piccoli, va? Facciamo quelli piccoli che per delle persone sono più piccoli. Facciamo le piccole. Accontentiamo i nostri amici. E le nostre amiche, vai. Sì, ma sono troppo piccoli, però sono troppo. Ecco qua. Ci siamo? Ho la farina sul sopracciglio. Che devi fare? La farina sul sopracciglio. Un po' dappertutto oggi questa farina, però vabbè. Ciao Rosa, sei bellissima, grazie, ok. E guarda, come ti sei permessa? Ne volevo fare anch'io uno, dai, su. Due. Tre, numero perfetto. Aspetta. Ecco qua. No, quello è troppo grande, amore mio. Un po' più piccino. Un po' più piccino. Tina, piccino. Mi puoi dare la ricetta degli gnocchi, Teresa? Allora, io ho messo questa volta soltanto, sì, tanto la so a memoria, la faccio spesso, soltanto farina rimacinata di grano duro, però a volte io la mischio anche, faccio farina tipo zero e farina di grano duro. Faccio tipo 200 di zero e 200 di grano duro, oppure 400 di solo farina grano duro, come in questo caso. Giostratevi un po' voi, diciamo per 400 grammi di farina mangiano anche 5-6 persone. Se senza il bis, dai, ne facciamo tutti, 4 persone, diciamo, noi a casa mangiamo bene. E poi mettiamo acqua quanto basta, fino a fare un bel panetto asciutto e lo lasciamo riposare per mezz'ora. E poi possiamo fare il nostro formato di pasta che, insomma, più ci piace. Va bene? Poi, intanto Sofia prende altro impasto. Ecco qui. Va, metti così non si secca.
Ti ricordi, Sofia, quando abbiamo fatto gli gnocchi di patate? E la diretta è salvata anche sulla, su YouTube, Tina Pigna, e sulla pagina Tina in Cucina. Brava Angela! Io le voglio fare più grandi, me lo finisco presto e mi salto subito. Vedi, c'è sempre un perché. Aiuto, schizza. Attenzione! Ma io direi che ci siamo, deve essere bella brustolita, così. La lascio raffreddare perché poi la metterò con il pesto. Prendiamo una ciotolina così si vede anche bene. Meglio. Che profumo! Mamma. Poi se vogliamo conservare questo pesto in frigo, Sofia, sì, basterà coprirlo con l'olio extravergine d'oliva. Capito, amore? Sì. Lo mettiamo in un vasetto di vetro e lo conserviamo nel frigo. Buono, buono. E qui vale sempre la regola: potete mettere la frutta secca che più vi piace, anche i pinoli ci stanno bene, però a noi i pinoli a casa non piacciono, perlomeno a me, e quindi non li aggiungo, però ci stanno bene le mandorle, le noci, come in questo mio caso. Ma le abbiamo messe le noci? Sì, sì, sì. Ok, solo che sono tritate. Parmigiano e pecorino, potete miscelare due formaggi. Io avevo solo il parmigiano. Ecco qui il nostro pesto con la pancetta e gli gnocchi cotti. Che allora, Alessia ti dice, sì, se ti ricordi di lei. Alessia, ti chiedo scusa. Coletti. Coletti. Buon non pomeriggio. Non usi le patate. Allora, questi qui sono senza le patate. Sono gnocchi acqua e farina. Ecco, si è sciolto il grembiule. Sono detto io, che ero tutto accigliato. Allora, sono gnocchi acqua e farina. Però, se andate su YouTube, Tina Pigna, sul mio canale, ci sono gli gnocchi di patate che abbiamo fatto qualche mesetto fa, Sofia, ti ricordi? Con la ricetta che ho imparato al corso di cucina che ho fatto qui in Umbria. Sì, 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 sì. Ed è una ricetta molto valida. Ormai dici solamente quello. Dico solamente quello. Dai, sì. Sono molto affezionata a quella ricetta, mi trovo bene. E brava, brava, brava. L'ho lasciata andare. Brava, 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 brava. La mia mammina. Tu la mangi però, ti piace? Mi sconsenti. Mi ha scoperta. Allora. Ma no, sono acqua e farina. Tu prova. Sì, sono un po' più duri rispetto agli gnocchi di patate, però è uno gnocco acqua e farina, è una diversa consistenza. Mamma, però fai questo, abbiamo quasi finito. Sì, vediamo chi ci scrive. Mary, adoro come voi fare semplicemente gnocchi da pasta in casa, sì. Anche io preferisco la rimacinata, li faccio sempre così, vedi? Poi ognuno si... è libero di provare ogni ricetta. Sì, di scegliere... Certo, come sempre. Sto allora, dividendo quelli grandi. Allora, sto dividendo quelli grandi e sto facendo quelli. Diciamo gli ingredienti. Allora, Rosa, abbiamo realizzato un buonissimo pesto alla rucola con 100 g di rucola, 50 g di noci pulite. Poi abbiamo messo 100 g di parmigiano grattugiato, ma poi tu puoi fare 50 di parmigiano e 50 di pecorino, che viene più saporito. Uno spicchio d'aglio, ma noi ne abbiamo messo di meno perché altrimenti è troppo forte, e olio extravergine d'oliva e sale. Frulliamo tutto al minipine. E poi che cosa abbiamo fatto? Lo teniamo da parte. Siamo andati ad abbrustolire la pancetta dolce a cubetti. Tu puoi optare anche per una pancetta affumicata, però io ci vedo meglio quella dolce. Cosa faremo? Gli gnocchi di acqua e farina li andremo a cuocere. Questa sera poi posterò la ricetta con il piatto finito. Allora, gli gnocchi, e faremo anche il TikTok, che cuoceranno nell'acqua bollente salata, li scoleremo e li condiremo con questo pesto buonissimo di rucola con la pancetta. Vedrai che abbinamento perfetto. Posso assaggiare un po' di pancetta? Cotta? Sì, sì. Prima l'hai mangiata anche quella. Prendi un altro cucchiaino, non ti scottare. Ah no, c'è... no, l'ho sporcato col pesto, scusami. Ho girato il pesto. E quindi avremo questo connubio perfetto di sapori e lo possiamo preparare anche il pomeriggio se abbiamo una cena, quindi sarà un piatto freddo perché lo conserveremo nel frigo e lo tireremo fuori all'ultimo momento per servirlo ai nostri commensali. E quindi stiamo proponendo un po' dei piatti freschi per l'estate perché non ci va di cucinare caldo. Ecco, Sofia già vuole abbinare il pesto con la pancetta. Come va? Buono, buono. Poi Sofia è un amante del pesto, come me.
E quindi che cosa dire? Dobbiamo cuocere gli gnocchi, io adesso li faccio leggermente asciugare. Devo darti un voto. Dimmi un voto. Eh già, Sofia si era... è vero, mi aveva detto... Gli gnocchi? Sì. Il voto non l'ho ancora assaggiato, ma stasera nelle stories vi diremo tutto, quindi restate aggiornati. Com'era il semifreddo di ieri all'Univort? Allora, il semifreddo... scusate. Il semifreddo di ieri io darei un voto da 8. 8? Ah, vabbè, benino, dai, stiamo sul buono. Mentre... pesto... vedremo. 8 e mezzo. Ah, un po' però... di voti, però va bene. Oh, oh, oh. Sì, io faccio sempre... però, ah, oggi, nelle storie, vabbè, stasera, nelle storie, grazie, appena cotti, con il... come si pesto. Chiama? Il pesto. Assaggerò tutto e dirò il mio voto. Okay. Intanto pesto da 8 e mezzo. 8 e mezzo. Potrei fare di meglio perché c'è troppo olio. C'è troppo olio. E troppo... e troppo... come si chiama? Rucola, aglio. No, aglio. Allora, la prossima volta ne metterò di meno, ma anche è giusto? Io sono la giudice. È giusto giudice, che tu me lo dica, perché sennò io non però posso imparare. Però mi piace. Sto da 8 e mezzo. Potevo mettere 6, 5, 4, 3, 2, 1, no, 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 va bene così, va bene 8 e mezzo. No, tanto 8 e mezzo di no. Allora, questa era la nostra ricetta di oggi. Noi vi auguriamo buon fine settimana, riposatevi se potete, meglio, e a presto. Con le nostre ricette. Stavolta stacco io però. Stavolta stacchi tu. Buon pomeriggio, un bacio, un abbraccio e alla prossima. Stacco io, ok. Nelle stories, ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. E su TikTok, chi alza la tina pigna.